Le forze della coalizione Via Aria e i ribelli Via Terra procedono contro lo schieramento di Gheddafi in Libia. Sotto le bombe Tripoli e Sabha, a sud della capitale, riconquistata Misurata, oggi gli insorti combattono per un'altra città strategica, Ashdabia. L'inviato speciale di Euronews, Mustafa Bagh. A 4 chilometri da qui si trova la città di Zuaitina. Le forze della coalizione l'hanno bombardata. La gente dice che le forze di Gheddafi avevano 2 carri armati e circa 10 veicoli nella città. Sono stati distrutti. Da qui riesco a vedere una colonna di fumo nero. Le forze della coalizione non hanno mantenuto lo stesso livello di attività rispetto ai giorni scorsi, ma continuano a bombardare, cosa che sicuramente incoraggia ribelli e opposizione. La coalizione attacca via aria e i ribelli via terra, così procedono i raid. Mi trovo a est di Ashdabia, qui si sono radunati centinaia di ribelli provenienti anche da Bengasi. Hanno previsto una marcia appena dopo le preghiere del venerdì, obiettivo Ashdabia. Cercheranno di penetrare nel centro città. Qual è la posizione e il potere di Gheddafi ad Ashdabia? La parte est della città è sotto il controllo dei ribelli, ma il centro e l'ovest sono ancora sotto Gheddafi. Le forze del colonnello sono potenti e hanno molte armi. L'opposizione ha solo antimissili, lanciagranate anticarro, Kalashnikov e maceti. Le forze di Gheddafi sono ben organizzate e non intendono perdere il controllo della città. Entrambi i fronti stanno mandando rinforzi sul campo. Oggi ci si aspettano scontri violenti.